Allora, prima con la band musicale che ci ha fatto compagnia oggi pomeriggio qui a Zaza, appunto, di Arsanova Napoli, parlavamo della ricerca antropologica e di etnomusicologia che hanno compiuto per questo loro primo disco di inediti. È una linea che segue anche il chitarrista, cantautore e compositore che ci sta ascoltando adesso dai nostri studi di via Asiago a Roma, che ringraziamo tanto per aver permesso questa intervista. Lui è Andrea Del Monte, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie. Che ha appena pubblicato un interessante libro CD dalle edizioni Ponte Sisto, a cura di Antonio Veneziani e Gabriele Galloni, intitolato Brigantessa, storia d'amore e di fucile. E in effetti quello, diciamo, dedicato al brigantaggio, lo sappiamo, una storia molto travagliata, complicata, complessa, discussa dei briganti, si parla in tutti i modi possibili, anche spesso che si eligono a vicenda. Si è detto che si trattava di bande di singoli che così, insomma, approfittavano della situazione. Invece qualcuno dice: no, guardate che in realtà era una forma molto strutturata di resistenza che aveva a che fare con, appunto, la resistenza a difesa del regno borbonico. Qualcun altro invece diceva: no, guardate, insomma, eravamo anche proprio una lotta di classe, erano proletari che si prendevano le armi, andavano, insomma, davvero una storia molto complicata. C'era un punto di vista che forse mi sarò distratto, ma non era stato affrontato, cioè il punto di vista delle briganti al femminile. E questo è un lavoro che ha fatto, mi pare, molto bene Andrea Del Monte con Antonio Veneziani e Gabriele Galloni, questo volume Brigantesse, storie d'amore e di fucile. Chiederei intanto ad Andrea Del Monte da dove nasce l'esigenza di raccontare, appunto, questo punto di vista altro, alternativo rispetto alla storia, come stavo provando a dire, così controversa del brigantaggio post-unitario. Appunto, come dicevi te giustamente, le donne sono sempre state poco trattate nella storia, figuriamoci nell'Ottocento. Certo. E l'idea era quella di parlare di loro stando dalla parte dei perdenti, con un occhio più attento e meno scandalistico, e dare risalto al loro lato umano, e questo sicuramente non è stato mai fatto. Io non sono uno storico, per carità, anche se nel disco ci sono degli storici che hanno trattato questo argomento, cioè Giordano Bonoguerri, Raffaele Nigro, Valentino Romano, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo chiesto il loro punto di vista su queste donne. Ma l'idea nostra, mia e di Veneziani, era quella di dare appunto risalto al loro aspetto umano, e abbiamo fatto appunto questo libro e disco. Il disco sono 13 tracce. E 13 tracce, 13 donne scritte da poeti che io ho musicato e fatto diventare canzoni. Ecco, Andrea, questo appunto è un libro molto, molto composito. Ci sono racconti, ci sono interviste, ci sono tavole di fumetti, ci sono appunto poesie, canzoni. Da dove nasce l'esigenza di affrontare, appunto, servendosi di questo vero e proprio caleidoscopio, in fondo, questo aspetto, appunto, lo stavamo dicendo prima, il brigantaggio, il fenomeno del brigantaggio al femminile? Beh, è interessantissimo, è stato sempre messo appunto da parte, ma alla fine sono emerse donne sanguinarie, attaccate moltissimo all'ideale, e appunto il sottotitolo D'amore, storie d'amore e di fucile, e io l'ho raccontate alla maniera dei cantastorie. Quindi 13 storie sono, e poi nel libro ci sono altre 40 brigantesse raccontate da scrittori in maniera. L'idea era quella di utilizzare il libro di Marcel Swoob come matrice, no? E Evitare vede immaginare, l'immaginario. esatto. Quindi spesso di queste donne non è che si è saputo tantissimo, alcune sappiamo solo l'anno di nascita addirittura. Quindi partire dalla realtà e finire nella leggenda di queste donne meravigliose. Ecco, Andrea Del Monte, non l'abbiamo forse ancora detto, il libro è pubblicato dalle edizioni Ponte Sisto, appunto, comporta anche prevede anche la presenza di un CD allegato, del quale adesso ascolterei subito, in tua compagnia e in compagnia dei nostri ascoltatori, una delle tracce, appunto, dedicata a una, delle storie che avete raccontato di briganti, anzi di brigantesse al femminile. Questa è dedicata a Michelina di Cesare, tra l'altro una brigante di straordinaria bellezza. Ci sono anche delle fotografie che accompagnano i testi di questo volume, la traccia numero 11 del disco, intitolata Ci chiamano Popolo. Adesso ce ne stiamo da soli, avevi detto, ma i compagni del campo, freddoliti, impauriti, affamati, come larve nei sogni imploravano, Michelina, non lasciarci morire. E io allora ho pensato di andare, uno schiaffo dato in faccia ai soldati, li ho portati a ridere e a bere, sotto gli occhi di tutti in taverna, eravamo i più forti.
era chi sciatta ridere, solo la crudeltà dei servi sciocchi poteva portarmi via da te. Quanto veleno sputato addosso, io la tua amante, mio fratello la spia, non crederò mai che per soldi Mimì ci abbia buttati via. Ma la miseria non aiuta a capire, la miseria ti prende alla pancia. E queste ci chiamano Popolo, una delle 13 canzoni che compongono il CD dedicato alle storie di Brigantese, ospitato nel volume Brigantese, appunto il volume omonimo Brigantese Storie d'amore e di fucile, pubblicato dalle edizioni Pontesisto, realizzato da Andrea Del Monte a cura di Antonio Veneziani e Gabriele Galloni. Andrea Del Monte, che donne sono venute fuori dalle ricerche che avete fatto per questo libro, per la appunto stesura dei testi, per la scrittura delle canzoni? Che tipo di figure, perché poi in realtà è anche difficile da capire se le briganti, le brigantesse, come vogliamo chiamarle, siano state donne che, come dire, hanno imbracciato le armi perché mosse da un qualche tipo di volontà diretta, o anche qualcuno dice, ma insomma, guardate che in realtà erano delle figure che sostanzialmente erano al seguito dei loro uomini, appunto briganti, e quindi si erano trovate gioco forza loro malgrado coinvolte in quella situazione. Donne meravigliosamente sanguinarie, donne che finché c'era il loro brigante accanto dovevano stare spesso dietro e non era consentito loro imbracciare un fucile, al massimo un pugnale nella civiltà. Nel momento in cui veniva ucciso il loro brigante, spesso si vestivano da uomo e imbracciavano un fucile per portare avanti il loro esercito di briganti. Quindi sono storie sanguinarie, storie crudeli. Pensiamo solo delle uccisioni, parliamo di aghi, spille conficcate in gola, piuttosto che decapitazioni, insomma cose molto crudeli, ma tutto ciò spinte da un desiderio di cambiare vita, no? Sentivamo questa canzone dedicata a Michelina De Cesare, sì, che ha scritta Susanna Schimperna, il testo di Susanna Schimperna, la musica della mia, e dove addirittura c'è un fratello, pare che il fratello di lei abbia tradito. Quindi, e lei però in questo caso dice, non crederò mai che per soldi Mimì ci abbia buttati via, che ci abbia tradito, ma la miseria e la fame aiuta a tradire. Sì, perché in effetti poi diciamo viene fuori dalla lettura del libro anche il fatto che erano mosse appunto proprio da una difficoltà proprio di vita, no? Cioè condizioni economiche, socio-economiche davvero impossibili, immaginiamo appunto all'epoca cosa doveva essere soprattutto il sud Italia per una donna, e quindi naturalmente erano donne forse difficili da idealizzare. Qualcuno mi pare che in una recensione diceva, ma insomma non facciamo delle nostrane Giovanne d'Arco, però contemporaneamente non le sminuiamo neanche troppo, Andrea Del Monte. Certo, io penso alla storia ad esempio di Filomena Vernacchio, che è una tra quelle più famose che ho trattato qui nel disco. Certo. Era sposata con un funzionario del tribunale, era sottomessa, e per voltare pagina, ok, a questa sottomissione uccise il marito e si diede la macchia, per esempio. Quindi insomma sono storie, sembrano quasi delle fiabe crudeli. Come mai avete inserito anche per esempio la storia di una brigantessa evidentemente moderna, contemporanea, brigantessa del web, insomma, adesso sintetizzo così, perché avete sentito questa esigenza di raccontare anche una storia appunto evidentemente appunto diciamo immaginaria, non legata comunque alla realtà storica? Certo, è stata questa una meravigliosa e folle idea del poeta Renzo Paris, sì, appunto, sì, il quale ha detto, perché non immaginiamo ai tempi nostri una brigantessa con tanto di social, ok? E che appunto fa delle feste un po' nelle zone delle campagne, fuori le città, e acciuffa le sue prede tramite il social. Brigantese Storie d'amore di fucile, un disco libro che racconta le vite di 13 briganti al femminile. Andrea Del Monte, grazie per essere stato con noi, per averci presentato questo libro con CD pubblicato dalle edizioni Pontesisto, lo ricordo, Brigantese Storie d'amore e di fucile, che ci porta all'ascolto della nostra finestra sul Mediterraneo, che vogliamo far precedere da un brano musicale naturalmente di ambientazione greca, perché greca è il fuoco del racconto della nostra finestra sul Mediterraneo. Lei è Sabina Yannatou, questa è la Mabada Yatatana.